strilli con le fregole. E adesso ve la descriviamo. Allora, chef, io ho rubato un po' di pasta. Bravissimo. Eccoli qua, facciamola vedere. I trilli con le fregole. In effetti si fa un pomodoro, filetto di pomodori e pomodorini, con olio, aglio, pomodoro e pomodorini. Molto semplice. E un po' di peperoncino. La signora Paola mette peperoncino dove? Signora Paola, sì, molto dettagliata. Però possiamo anche, a chi non evitare. Piace, lo possiamo togliere. Certamente. Evitiamo di metterlo. Okay, nei menu c'è tutto descritto per gli allergeni, per intolleranti, cioè abbiamo tutta la descrizione degli ingredienti, di quello che si può fare e quello che non si può fare. Pasta fatta a mano, quindi anche una cottura molto veloce. Una cottura molto veloce, circa 2 minuti in bollitore, 2-3 minuti in bollitore. Giusto un altro secondino, ma siccome è un cookie, la cacciamo al momento. Quindi finiamo la cottura facendo saltare poi la pasta in pentola. La saltiamo. Poi la particolarità, perché i trilli con le fregole? Perché in effetti noi sopra ci mettiamo un pane, la mollica del pane che ci rimane, il pane duro che rimane, non viene buttata, in effetti viene sbriciolata, passata in pentola con olio extravergine di oliva, e viene ottenuta questo pane aromatizzato, un po' saporito. Quindi una, che un sempre, di costatura, diciamo. Sì, nei tempi antichi perché si usava questo? Perché in effetti sempre durante questa fame che c'era a quei tempi, anziché del formaggio si usava questo pane, diciamo così, per un po' dare il senso del formaggio. Ed era un piatto antico che sfamava e riempiva. Sì, di pane tostata e aromatizzata.